Presidente della Repubblica, si apre la conferenza per il 150° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Rinnovo i miei saluti al signor Prefetto, alle autorità militari, religiose, civili più presenti. Cosa dire? Io tanto arriviamo dalla piazza dedicata alla Capitaneria di Porto, che è stato un momento, secondo me, emozionante, è stato un bel momento, sono fiero del sindaco, soprattutto mi rivolgo ai cittadini che hanno presenziato, che hanno partecipato con passione a questo importante passaggio. E volevo fare anche un ringraziamento al maestro Borella, che abbiamo potuto vedere tutte le opere esposte in entrata, tutte dedicate al mare, alla capitaneria. Questo, secondo me, è anche questo un gesto bellissimo ed è veramente una cosa che mi fa. Alberto Bianchieri, all'ammiraglio ispettore Vincenzo Pellone, a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Sueta, nostro vescovo, al procuratore capo d'imperio Giuseppe Geremia, al procuratore Roberto Cavallone, che è qui con noi, al colonnello dei carabinieri Luciano Zaccono, e gli illustri relatori a tutte le autorità civili e militari e al pubblico presente. Per noi è un onore al casino oggi partecipare a questo bellissimo evento, il 150° anniversario del Corpo della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Lo sentiamo come una festa accurata, a cui ci sentiamo chiamati tutti, perché la loro divisa incarna i valori più veri della marineria, della salvaguardia delle persone del mare, oltre ad essere esempio di coraggio e di capacità di pronto intervento durante le tante emergenze. Partecipiamo tutti con slancio a questo importante anniversario. Sono 150 anni di servizio alla gente di mare e ai cittadini, 150 anni di sacrificio, di professionalità, di abnegazione e di quotidiana operosità. Volevo ringraziare l'artista, è veramente qualcosa che colpisce come colpiscono tutti i suoi guardi entrando. Si viene colpiti da questa luce che i suoi quadri emanano, e quindi sento veramente grazie per questo pensiero meraviglioso, visto che diversi soggetti che lei ha disegnato parlano della Guardia Costiera, e quindi veramente tante grazie. Approfitto per ringraziare anche i bambini che hanno realizzato questi, possiamo avere grazie, perché sono veramente grazie. Benvenuto a Milano, che adesso ci parlerà, speriamo, un po' di punto nave, un pochino della storia della Capitaneria del Porto. Ringrazio moltissimo. Il mio saluto alle autorità civili, militari, religiose presenti, il mio ringraziamento al sindaco, all'organizzazione del Casino di Sanremo e ai colleghi delle capitanerie di Porto, ammiraglio Nerone, comandante del Porto di Sanremo, che hanno voluto gratificarmi moltissimo, hanno voluto che fossi presente. Devo dire che sono anche intimidito per la bellezza di questo luogo, per come incarni moltissimo il senso generale del discorso che si è fatto e che ripeteremo, del legame profondo fra la città e il mare. Sono perfino intimidito dall'idea che da questa città è uscita tanta colonna sonora della nostra vita, e sono intimidito dalle presenze eccellenti che ho qui accanto. E saranno loro, l'ammiraglio Romano, l'ammiraglio Telmoni, che credo porteranno nel modo migliore la testimonianza di una storia di 150 anni, di storia delle Capitanerie di Porto, che se io mi limitassi adesso a raccontare con luoghi, date, probabilmente annoierei